A Caselli in Pitteri, ultima serata della Sagra del Salame. A Villamare questa sera c'è il concerto degli Aedi, che rientra nell'ambito dei festeggiamenti in corso per Maria Santissima di Porto Salvo. A Rocca d'Aspide questa sera c'è il concerto di Canali e Rossofuoco e The Zen Circus. L'ingresso è gratuito. Ingresso gratuito anche al concerto di questa sera a Sapri degli Avion Travel, che si esibiranno nell'Arena sul Mare. In località San Martino a Torrache invece ci sarà lo spettacolo dei giovani musicisti del posto. A Polla alle 18.30 si potrà partecipare ad una visita teatralizzata al convento di Sant'Antonio, una insolita passeggiata tra passato e presente guidata da attori in costume d'epoca, quindi sarà sicuramente una bellissima visita, perché ci saranno questi ciceroni particolari che vi faranno compagnia. E a Centola ci sarà il concerto di Piera Lombardi, nello stadio di Agropoli sale di scena Gigi D'Alessio, a Vallo della Lucania in piazza Santa Caterina c'è il concerto dei Taranta Nobes. E questi sono alcuni degli appuntamenti previsti per sabato 9 agosto. E ora vi voglio dare un po' di invece appuntamenti dedicati alla gastronomia, perché in questo periodo aumentano, sono tantissime le iniziative dedicate ai prodotti tipici locali e alla cucina tradizionale. A San Severino di Centola, ad esempio, da domenica 10 agosto fino a martedì 12 agosto si tiene la Sagra del Prosciutto e dei Sapori del Borgo, che esalterà la cucina tipica locale. A Perito invece è in corso la festa nel bosco, in un suggestivo bosco di castagno, dalle 19.30 in poi fino al 13 agosto saranno serviti dei piatti davvero gustosi, come ad esempio castrato al ragù, vitello alla brace, soffritto di maiale e altri piatti gustosi e direi anche ipercalorici. E a Pattano di Vallo della Lucania l'11, il 12 e il 13 agosto si terrà la seconda edizione di Strasapori, che è il festival internazionale del cibo di strada. Diverse nazioni tra cui la Spagna e l'Argentina proporranno le loro tipicità, non mancherà lo stand della cucina cilentana. L'appuntamento è in piazza Santa Maria Assunta a Pattano di Vallo della Lucania. Un gustoso percorso gastronomico caratterizzerà, come avviene ormai da anni, anche la festa medievale di Teggiano alla tavola della principessa Costanza, la manifestazione che rievoca ormai da diversi anni i fasti che nel 1481 furono organizzati nell'antico feudo dianese per festeggiare l'arrivo della principessa Costanza e del consorte Antonello Sanseverino. Una festa che inizierà l'11 agosto per terminare il 13 agosto, e quindi questa cittadina sarà anche circondata da un interessante percorso gastronomico. Mentre a Gioi Cilento è tutto pronto per, almeno lo spero, per la locale Proloco, è tutto pronto per una particolare sagra dedicata alle tipicità di Gioi, ma possiamo dire del territorio cilentano. Mi piace il titolo, Sua Maestà il Fusillo, e poi? E poi diciamo che riassumiamo tutto. Gioi è noto da anni per il fusillo come elemento di identità e tipicità. La soppessata ha più di 500 anni di storia, è un altro elemento fondamentale non soltanto della gastronomia, come dicevamo appunto dell'identità. Ci è sembrato importante come Proloco valorizzare questi due elementi mettendoli in connubio con quello che è l'artigianato e quello che è la bellezza paesaggistica del nostro paese. Ecco, però ci sarà quindi il fusillo e la soppressata, ma come verranno serviti e da chi saranno preparati soprattutto i fusilli? Allora, i fusilli, ne abbiamo un esempio che ho portato qui, vengono realizzati a mano rigorosamente utilizzando questa particolarità di ferro che viene ricavato come da tradizione dagli ombrelli, dalle aste degli ombrelli, infatti ha una forma particolare e quadrata, mentre invece altri ferri utilizzati in altri paesi hanno una forma un po' più affusolata. Questa peculiarità permette di avere dei fusilli che sono particolarmente adatti a trattenere il sugo. La ricetta è particolarmente gustosa perché per ogni chilo di farina ci sono 6 uova all'interno, quindi mangiare un piatto di fusilli con il sugo di carne realizzato con la braciola locale è sicuramente particolarmente appetitoso. Viene servito dalla Proloco di Gioi, dai volontari, da un gruppo di giovani Only Us che hanno un'età compresa fra i 15 e i 18 anni, che si sono voluti cimentare in questa riscoperta delle tradizioni. Vengono però fatti, come dicevo, a mano dalle signore del paese e poi portati giù nella località Schito in campagna con queste grate
che vengono fatte ancora nelle case perché sono più adatte per conservare e permettere al fusillo di seccare, come sono appunto questi che abbiamo. Quanti ne avete già preparati? Beh, di la verità sono diversi chili che noi prepariamo e poi ovviamente congeliamo per assicurare la qualità del prodotto. Una particolarità di Joy è anche la soppressata. Sì. Vogliamo ricordare qual è il dettaglio che lo caratterizza? Allora, la soppressata di Joy viene fatta con la parte del prosciutto di maiale, quindi la parte più magra. Viene, secondo la tradizione, dovrebbe essere tagliato in punta di coltello e all'impasto viene aggiunto soltanto pepe nero e sale, quindi non ci sono conservanti. Viene lavorato a mano. Infatti ogni soppressata ha una forma diversa a differenza della mano che l'ha lavorata. All'inizio, al centro, viene poi posto il lardiello, come viene chiamato, che è il grasso del maiale preso dal collo, che è la parte più pregiata e che mantiene una compattezza diversa. Una volta fresco è all'incirca 500 grammi, una volta seccato dopo 40 giorni arriviamo a 250-300 grammi. Quindi è un prodotto molto pregiato, da un sapore e da un profumo particolarmente intenso e che si certifica da solo, come dico sempre, perché va tagliata al centro. Se il grasso è ben posizionato, di un bel colore bianco, vuol dire che è curato bene. Perché usate questa tecnica? Allora, la tradizione, come dicevo, è abbastanza antica. Questo tipo, essendo già un paese collinare abbastanza ventoso, permetteva di poter seccare questo prodotto. Poi il grasso posto al centro si amalgama quando viene mangiato con il resto del sapore e permette di avere un prodotto di una qualità superiore a quelle che sono i normali salumi. Il perché si fa lo dovremmo andare a interrogare, dovremmo interrogare i nostri anziani. Diciamo che è un modo peculiare nostro di produrre. E difatti poi sono nate proprio delle aziende sul posto che producono la soppressata di Joy. Sì, infatti la soppressata che noi presentiamo alla nostra manifestazione è del piccolo salumificio artigianale che vede vivere nel nostro paese un'attività commerciale interessante come tante altre. Ci sono anche dei panifici che realizzano dei dolci molto buoni e noi speriamo di incentivare anche la produzione dei fusilli non soltanto per uso domestico ma appunto per dare impulso a quella che è l'economia locale. Come saranno preparati questi fusilli? Che tipo di ricette userete? Allora, noi ci affidiamo a quella che è la tradizione, per cui abbiamo le braciole di castrato che viene realizzato con il sugo, per cui insieme al primo piatto di fusilli c'è il secondo con le braciole. Pure questo preparato ovviamente dalle donne del paese? Assolutamente sì, il rituale della presenza delle donne del posto è importante, come il contributo delle giovani generazioni che invece animano anche con spettacoli e con intrattenimento vario. Quindi il mio invito è di venire a Gioia Cilento in località Schito, quindi alle porte del paese, per vivere nel fresco della collina del Cilento una tradizione che si ripete da parecchio tempo. 11, 12 e 13, ma Gioia è anche un paese bello da visitare con tante chiese, se ricordo bene. Abbiamo due chiese, quella di Santo Stacchio e quella di San Nicola, con restauri fatti di recente, con delle bellissime opere di Mario Romano, che è un pittore di cui noi siamo particolarmente orgogliosi, ma ci sono i resti delle cinte murarie, nonché delle tracce di epoca romana. Quindi è comunque un paese che si può visitare anche al di là degli appuntamenti gastronomici. Bene, 11, 12 e 13 a Gioia Cilento, il fusillo e la sua consorte, la soppressata. A che ora c'è l'apertura degli stand? Allora, noi iniziamo dalle 20, ma si può arrivare anche prima, si arriva in paese, si visita il paese e poi c'è il servizio navetta dal paese per scendere nella località dello Schito, oppure si può arrivare direttamente allo Schito da Omignano, dall'uscita di Omignano si seguono le indicazioni per Gioia Cilento, 5 minuti e si arriva. Bene, complimenti e un salutone a Gioia Cilento e a chi ci sta seguendo da Gioia Cilento e a tutte le persone che sono in vacanza a Gioia. Bene, noi andiamo, ci avviamo verso i prossimi ospiti, però prima di farlo continuiamo a far scorrere la nostra agenda che ci segnala altri appuntamenti per il prossimo fine settimana e non solo. Sempre a proposito di tipicità, a Sapri tutte le domeniche sul lungomare dalle
8 alle 13 c'è il mercato dei produttori del territorio del Bussento, che metteranno in vendita la verdura e la frutta prodotta nei loro campi, frutta e verdura ovviamente fresca, e che potrete anche acquistare a prezzi più bassi, dato che ci sta questa vendita diretta, quindi dei contadini e dei produttori. E la gustosa frutta di stagione sarà la regina della festa della frutta organizzata dall'Ortofrutta La Terza nella villa comunale di Policastro per domenica 10 agosto. Dalle 20:30 in poi si potranno assaporare macedonie o con o senza frutta, tagliata di frutta, sangria, banana split, dolce alla frutta, frutta grigliata, frutta caramellata e anche tagliata tropicale. Insomma, tutte queste cose per mangiare la frutta, perché la frutta va mangiata, e il 10 agosto l'avrete in tutte le salse. Alla fine anche i bambini dovranno per forza di cosa mangiarla. È prevista anche una lezione gratuita di zumba, infatti dopo aver mangiato tanta frutta anche con lo zucchero bisogna smaltire un po', e questa lezione si terrà dalle 21:30 alle 22:30. Alle 23 pizzica salentina con il gruppo Figli di Puglia, insomma tanto divertimento. E lasciamo il cibo, parliamo di appuntamenti di altro genere, partiamo da Villammare, dove sono in corso, come dicevamo, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Domenica 10 agosto alle 11 ci sarà la processione per mare presieduta dal Vescovo De Luca. In serata alle 22 potrete assistere al concerto di Nicola Napolitano, mentre lunedì sera 11 agosto ci sarà il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari, a partire sempre alle 22. E a Vallo della Lucania domenica 10 agosto si potrà assistere allo spettacolo di Tony Fico di Made in Sud, e ci saranno anche balli caraibici con la Serenity Dance, appuntamento alle 22:30 in Piazza dei Martiri. A Torraca c'è invece una mostra per voi pronta, Torraca in mostra è il titolo dell'esposizione che sarà allestita a Torraca il 10 e l'11 agosto in corso Vittorio Veneto. La visita sarà possibile dalle 20 in poi. E a Sapri invece la giornata di lunedì 11 agosto sarà dedicata all'autismo. Dalle 17:30 in poi sul lungomare ci saranno medici esperti che daranno informazioni utili sulla sindrome dell'autismo. L'appuntamento è sul lungomare alle 17:30 con l'animazione per i più piccoli, e alle 22 con spettacoli di strada, concerti di musica popolare e il concerto di Nello Vivacqua. Quindi sicuramente una bella giornata di sensibilizzazione per capire da vicino, insieme a questi esperti, che cos'è l'autismo. E domenica c'è anche l'ultimo concerto della rassegna Le Notti dell'Aspide. A salire sul palco saranno Levante e Mamma Marias. L'ingresso è gratuito.